Siamo stremati e sono stremato dopo 24 ore di maratona in Consiglio Comunale per approvare un bilancio davvero difficile perché appesantito da 1 miliardo circa di tagli, da un quadro normativo davvero non più sostenibile, da un'ulteriore sforbiciata nell'ultima legge di bilancio di 15 milioni di euro. In più si è aggiunto il meteorite istituzionale del debito storico CR8 terremoto ed emergenza rifiuti. C'erano tutte le condizioni perché questa volta il bilancio non si approvasse con una ricaduta tragica sui napoletani, su questa città. Abbiamo passato delle settimane davvero difficili, care concittadine e cari concittadini. Siamo arrivati a un centimetro dal dissesto, anche possibile scioglimento del Consiglio Comunale con un'altra stagione di commissariamenti. Siamo arrivati soprattutto a un passo dalla macelleria sociale o dalla vendita dei gioielli davvero della nostra città. Invece tutto questo non è avvenuto e ancora una volta siamo riusciti a fare un bilancio vero, onesto, duro. Duro perché non riusciamo a impiegare le risorse che vorremmo per migliorare i servizi per garantire una città ancora migliore rispetto a quello che abbiamo fatto con un miracolo laico in questi 7 anni. Mi sento di aggiungere, per essere breve, alcuni messaggi. Io farò il sindaco fino al 2021 e non dichiarerò mai il dissesto del comune di Napoli. Poi nei prossimi giorni spiegherò anche le ragioni di tutto questo, perché non farò mai ricadere sui napoletani gli errori, le omissioni, le malefatte e i crimini anche che ci sono stati nel passato. Anche se questo mi dovesse costare un prezzo personale, io non farò mai un passo di questo tipo. Farò in modo sempre che la legge sia interpretata in maniera costituzionalmente orientata, farò in modo che i tecnicismi e i formalismi non ricadano sulla carne viva degli abitanti di questa città. In settimana approveremo in giunta anche il rendiconto, poi andrò personalmente con una delegazione dal 2 maggio fino a metà maggio da tutte le forze politiche, dalle istituzioni, a dire che noi non possiamo più andare avanti così, che finalmente si devono mettere al centro le città, le autonomie e c'è il tema della città di Napoli, che è quella più tartassata di tutte, guarda caso, ma porteremo anche le proposte, in modo che non ci sia nessun Ponzio Pilato, nessun indifferente e nessun rivoluzionario con le chiacchiere e con le parole. Metteremo tutti nelle condizioni di decidere, staremo sul fiato sul collo nei confronti di chi cercherà di svignarsela, perché qui non è la lotta di Luigi De Magistris o della sua giunta, ma è la lotta di una città, di un popolo che in questi anni si è risollevato da solo e che non vuole rimanere schiacciato per colpe che non ha. Certo, noi cercheremo di fare ancora di più, ancora di più. Ma non sarà certo vendendo qualche pezzo del patrimonio o aumentando la lotta all'evasione nei confronti dei poveri cristi che noi affronteremo il debito storico dei commissariamenti. Noi faremo il massimo, come abbiamo sempre fatto, non abbiamo una consulenza esterna, non c'è uno spreco della politica, non c'è più nulla da tagliare, ma soprattutto quello che fa rabbia, non possiamo impiegare discrezionalmente risorse che non abbiamo. Speriamo che il Parlamento, in attesa di un governo che non sappiamo quando ci sarà, cominci a dare un segnale. I primi segnali non sono quelli che avremmo auspicato. Hanno trovato subito 1 miliardo di euro per i droni per le guerre, non battono ancora un colpo per le città e per le autonomie locali. Hanno trovato miliardi di euro per le banche negli anni passati e non riescono a trovare non vogliono mettere qualche centinaia di milioni che consentirebbe alla gente di avere più risorse per i bambini, più risorse per gli anziani, più risorse per i trasporti, più risorse per fare la manutenzione dell'impiantistica anche sul ciclo dei rifiuti e potrei continuare. Noi non molleremo mai perché sappiamo dove siamo arrivati, con quanti ostacoli e sappiamo quanti ostacoli dobbiamo superare per vedere finalmente la luce. Ma saremo un incubo politico nei confronti di chi si mostrerà indifferente, di chi ci vuole prendere in giro e chi continua a stare su poltrone che non scottano per nulla e che sono lautamente pagate. Qui con i fatti si è fatta la rivoluzione tagliando sprechi, cacciando il sistema e rompendo quel grumo che ha portato a questi debiti che
che oggi gravano sulle persone per bene e su amministratori onesti. Un grazie per chiudere a tutti i dipendenti del Comune di Napoli che hanno lavorato in queste settimane senza sosta per consentire alla città di avere un bilancio, un grazie alla mia giunta, un grazie alla maggioranza, coesa, compatta, con interventi davvero importanti. Il dispiacere che la gran parte dell'opposizione in questi giorni ha pensato solamente a mettere in campo degli atti per provocare il tracollo finanziario, sociale, economico della nostra città. Che tristezza! Questa è un'altra differenza enorme, c'è chi sta spendendo la vita per la città e chi spende il proprio tempo per far crollare la città. Quindi oggi mi sento un po' più sollevato, anche se stremato, perché questa volta davvero si è arrivato a un passo da non approvare il bilancio del Comune di Napoli. Quindi questo bilancio ci consente di portare avanti i servizi per tutto il 2018 e guardare con maggior ottimismo agli anni successivi. Alla faccia del de profundis che c'era nelle parole di alcuni esponenti dell'opposizione. Davvero ho visto molta miseria politica in queste ore in alcuni banchi dell'opposizione. Speriamo che chi si sta invece presentando come il nuovo nel paese non rimanga anche lui avvinghiato nella vecchia politica e dia un colpo di essere dalla parte dei cittadini e non dalle parti dei fornitori di armi e delle banche.